Salve guys, benvenuti alla quinta parte di Back to Town su Minecraft. Vediamo un po' oggi dove andiamo di bello, dove possiamo andare. Iniziamo a fare, impariamo a craftare, dai. Lega numero 3, ormai ho imparato, vero? Ovvio. Grazie, mi hai bloccato. Una cassa bloccata. Allora, solo in questo livello si è autorizzato a rompere pistoni e torce di redstone. Ok, capo. Grazie. Qua c'è un crafting box. Fuck. Sapevo che sarei caduto. Ci avrei scommesso. Fuck, ho saltato troppo presto. Maledizione. Ce la posso fare. Uno, due, tre. E ancora non ce l'ho fatta. Serve la potenza dei salti di Super Mario. Uno, due, tre. Fuck. Ce la posso fare. Uno, due, tre. Yeah. Torce di redstone. E dell'oro. È una leva. Che non so che cosa ha fatto. Vediamo un po'. Ah, una cassa mi ha aperto. Oh, cappaletta. Quanta roba mi sta dando. E perché me l'ha data in questa maniera così stramba? Ah, ho capito. Dovrei farmi due pistoni. Abbastanza logica come cosa. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. E la bistecca? Cosa devo tornarmi utile? Vabbè. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. E ho i due pistoni che mi servivano. Ma quindi qui cosa dovrei farci? Tipo, ho un pistone di slime. Ok. E cosa dovrei fare con un pistone di braciola? Non ho capito in che cosa dovrei fare. Tipo, se io metto questo di qua, attivo e tolgo. Cosa ho risolto? Molto interessante. Che c'è lì dietro? Boh. Non ci sto capendo un dia un. Vabbè, lasciamo stare cosa stavo per dire. Forse un'idea. Devo fare in modo di farmi un percorso. Ma come lo faccio? Vediamo se così riesco a fare quello che ho in mente. No. Però poteva funzionare. Ok, affan bip. Yeah! Ce l'hai una fornace? No, non puoi rompere il ghiaccio, ma puoi sempre farlo. Va bene, posso farlo scinnarpegno. Oro.
E cosa per la fornace? Ok, cosa sarebbe cambiato adesso che ho premuto il pulsantino? Ah, devo tornare giù quindi. Ouch. Ah, qua mi dà carbone e oro. E ovo. Ovo collato. Grazie ai pistoni. Quindi mi serve lo. Facciamo un po' d'ordine. Devo ancora craftare la fornace. Togliamo too many item che mi dà un po' fastidio vederlo. Ok, abbiamo tutto quello che ci serve, quindi mettiamo lo sticky piston. No, tac. Ok. Il pistone. Fornace e carbone. E cuciniamo la bistecca. Ma si scioglie così il ghiaccio? Siamo sicuri? Io dubito che si sciolga così. E quindi cosa starebbe succedendo? A parte che ho cucinato la bistecca? Dubito, ripeto, che si sciolga. Ma rimaniamo un po' qui a guardare con molto interesse. Oh, che bello! Una fornace accesa vicino al ghiaccio. Non si può sciogliere. Siamo onesti. Non si può sciogliere. Ma ne aspettiamo. Non posso neanche mangiarmela. Che pillole. Togliamo l'arco, va. Mettiamo via anche la torcia. Tutto quanto. Via. Via tutto. L'abbiamo fatto qui? Senti. Fanculo. Torniamo giù. Fornaci di merda. Yeah, boom. Ok, abbiamo il nostro primo. La nostra prima leva. Ma non sei simpatico. Prima leva posizionata. Il codice segreto, va. Mi ispira. Oro. E come dovevi sapere il codice segreto? Oro. Ok, il codice, come dover capirlo? Cinque, due. Cinque, due. Cinque di otto. Cinque, due, otto. Yeah! Ho capito tutto. Complimenti! Pochi sono riusciti a differire il codice. E invece io, al primo colpo, subito, all'istante, l'ho decifrato. Era semplice, bastava mettersi in prospettiva e capire quello è un 5, quello è un 2 e questo è un 8. Cosa abbiamo ancora da fare? La sfida matematica dopo. Biblioteca parkour, mi ispira. Se non ti servirà adesso, state tranquillo. Questo non ti serve, state tranquillo. Ok. Buttati! Va bene. Agli ordini, boss. Devo ributtarmi? Yeah! Oh, una cassa. Un libro. Va bene. Biblioteca proibita. Via d'uscita, ragnatele arrampicanti. Va bene. Andiamo nella via delle ragnatele. Puk. Che c'è scritto qua? Che ti aspettavi di leggere? Non lo so. Dimmelo tu. Che bello, hai trovato un libro. Oddio, che cosa figa.
Ok, andiamo nei rampicanti, va. Arrampichiamoci sui libri. Ah, qua c'è una cassa. C'è scritto? Cassa da libri da sistemare 1. Mi, che lavoro! Perché sistemare un libro era ancora lì. Ancora lì. Vabbè. Risaliamo qua sopra. Fu. Le fu. Non riesco a salirci. Si nota? No. Uffa. Ma porco due. Ma perché non mi sale neanche qua sopra a questo punto? Ce la posso fare. Olè. Fu. Non sapete quante volte ho dovuto provarci. Non sapete quanto ho dovuto tagliare per riuscire a farlo. Oddio. Ok, qua c'è roba, 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 una cassa, oro. Hai preso dei libri? Oppure sei venuto qui per una visita di piacere? Rimettili sui scaffali vuoti che vedi qui. Se sarebbe abbastanza ordinato, potrei essere accettato dai membri che si occupano della zona proibita. Va bene, capo? Tenga. 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 Mi manca un libro. Ho mancato un libro. Dove l'ho mancato? Qua ce n'è uno. Dove sarà l'ultimo libro? Qua indietro? Allora, qua sotto ce n'era uno. E l'ho già preso. Poi. Ce n'è un altro qua, da qualche parte. Eccolo qui. Ho ritrovato il libro mancante. Tanananananan. Ma porco. Non iniziamo di nuovo, eh. Ok. Vai. Ok, aperto la biblioteca proibita. Andiamoci. Biblioteca proibita, arriviamo. Ouch. Trova il modo di arrivare in cima alla colonna, ok. Quadro. Ciao quadro. End. Nether. Ok. Non facciamoci domande di nessun tipo. No, questo salto era un po' troppo. Nah. Eru? Una cassa vuota? Perché è vuota? Vabbè. Dettagli. Ciao ragnatela. Olè. Olè. Perché non mi corre lì? Ho dei punti in cui devo correre e la mia tastiera mi fa gli scherzi e non mi corre. Niente, oh, non mi corre, perché? Il punto è che sono. Cioè, premo anche 3 volte per sicurezza. Con 3 volte si bloccherebbe, ma dettagli. Madonna. Madonnina. Dammi la forza di arrivare là in cima. Ce la farò? O non ce la farò? È tutto da vedere. Sì. Vai, 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 vai. Grandissima ragnatela, mi ha salvato. Adesso mi spiegate come dovrei fare. Ti togli, ragnatela. Ho da andare a rallenti in sta maniera. Ma è impossibile da qui.
Basta. Dio santo. Quanto ci mette? E scendi da sta ragnatela. Minchia, abbiamo il rallenti perfetto. Ma si può veramente arrivare laggiù da qui? Non credo. Ma ci riproverò ancora. Boh. Piccolo taglio, altrimenti qui non ce la facciamo più. Ok, ce l'ho fatta. Ci ho messo una vita, ma ce l'ho fatta ad arrivare qui in C. Ma taglio e torno su. Ci crede che sono caduto 3 volte, 3 fottute volte di fila. No comment. Leva e oro. Hai notato le enormi ragnatele nella zona proibita? Sì. E quindi? LOL. Non ero minimamente accorto di quelle ragnatele. Ah, devo fare il salto da qui. Ottimo, tira la leva, apri. Uscita. Ce la posso fare. Leva. Leva. E leva. Ok, dovrei aver aperto una via per uscire. Sì, eccola lì, la cascata. Ragnatele, mi avete rotto le balle. Ma leggermente. Ok, si risale. Riprendi fiato, ma va. Non è che vorrei morire così, eh. No, sono arrivato un'altra volta alla biblioteca normale. Continuiamo a salire. Prendi qualche minecart, o almeno ricorda dove trovarlo. Ok, boh. Grazie. Un oro. Prendo anche un altro minecart per sicurezza. Ok. It's time to minecart. Yeah! Pam 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 pam
Tac. Ultima sfida, la sfida matematica. Allora, il primo test è molto facile. Somma i numeri che vedi in Glost e poi tira le leve del risultato. Ok. Esempio, questo è un 2. Immagini come se scritti su una calcolatrice. Ok. 3, 6, 8. 2, 3, 6, 8. 2, 3, 6, 8. Quindi? Ho fatto, quindi? Non ho capito. Aspetta un secondo, c'è qualcosa che non mi torna. Rileggiamo un attimo. Allora, il primo testo è molto facile. Somma i numeri che... Ah! Ah, devo sommarli, scusa, ho sbagliato. E 5... Vabbè. Ho sbagliato a leggere. Quindi ho sentito aprirsi qualcosa. Qua sotto, tipo. Si è aperto qualcosa? Sì.
Bravo, hai azzeccato il numero. Oppure hai tirato tutte le leve? Beh, da adesso non funziona così. Ora devi trovare le leve. Ora devi girare le leve in modo che risultino tutte invertite. Ah, ok, va bene. Come vuoi. Ok, quindi le invertite. E cosa dovrebbe essere cambiato? Si apre un'altra porta. Bene, adesso ti tocca risolvere questo indovinello. Per scoprire il prossimo numero, il numero è un multiplo di 4, divisibile per 5 e 3, è compreso tra 28 e 82. Oddio, vedi tutte le leve prima di mettere la soluzione. Allora, il numero è un multiplo di 4, divisibile per 5 e 3. Questo è difficilino. Ok, trovato. 60. Posso anche fare calcolamenti, ragazzi, non è che serve sempre. Disattiviamo tutto, tanto. Ok. 60 6 0. Ma cosa si è aperto? Un'altra porta? Dove? Qua. Sei un genio, hai indovinato la mia sfida matematica. È come se fosse tanto difficile, dai. Dai, bro. Quante ore sono? Sono 94 ore. Vuol dire che sono quasi alla fine della mappa. Perché mi ricordo che tipo il record erano 128 ore. O qualcosa del genere. Quindi mi manca poco. Ok, dov'è la leva? Qua. Adesso devo usare l'ultima sfida, la sfida in diamante, scommetto. No? Ah sì, diamante appunto. Però sopra non c'è più l'acqua, c'è il cielo. La bacheca della storia. Grazie al cielo ce l'hai fatta, avanti, manca poco e saremo liberi. Guarda verso l'alto, vedo solo le nuvole. Se riuscirai a superare le prossime prove, riavremo la nostra libertà e potremo tornare al nostro villaggio. Non vedo solo il tuo numero. Ah no, aspetta, eccolo qui. È contorto, ma sembra un 29. Ok, nella prossima parte è l'ultima sfida. Quindi alla prossima. Bye bye, gente. Ciao!